La leggenda di Jack O'Lanterna. C'era una volta un uomo che si chiamava Jack O'Lanterna. Era solo e senza amici a causa della sua avarizia. Amava bere birra e passava tutto il suo tempo alla taverna. Un giorno, mentre era seduto al bancone, si trovò seduto accanto il diavolo in persona, venuto per reclamare la sua anima. Jack, che oltre ad essere avaro era anche furbo, disse: «Ti darò la mia anima in cambio di un ultimo boccale di birra», rispose Jack senza scomodarsi troppo. «Bene», rispose il diavolo, «aspetterò. Purtroppo non ho più soldi per pagare la birra e dovrei aspettare», replicò Jack. Ma il diavolo, senza se né perché, si trasformò in una monetina in modo che Jack potesse pagarsi l'ultimo boccale di birra. Fu allora che Jack lo prese e, sotto forma di monetina, lo rinchiuse nel taschino dove teneva anche una croce d'argento. Il diavolo non riuscì più a liberarsi. Certo che però portarsi il diavolo nel taschino non era una cosa molto simpatica. Fu così che qualche tempo dopo Jack pensò di stipulare un nuovo patto con lui. «Caro diavolo, ti lascerò andare, se prometti però di non presentarti più da me e non portarmi mai all'inferno», gli disse Jack. Il diavolo ovviamente accettò e quando fu libero fuggì a gambe levate. Dopo alcuni anni, come accade a tutti, Jack O'Lanterna morì e pensò bene di presentarsi alla porta del paradiso, ma non gli fu data la possibilità di entrare. In effetti in vita ne aveva combinate parecchie e un pochino se l'aspettava. Così scese all'ingresso dell'inferno, dove trovò il diavolo in persona, il suo vecchio prigioniero ad attenderlo alla porta. Invece di accoglierlo nel regno delle tenebre, il diavolo gli ricordò il loro vecchio patto. «Mi hai fatto promettere di non portarti mai nella mia dimora, ed il diavolo rispetta sempre le sue promesse. Tu qui non potrai entrare». Non potendo entrare né all'inferno né in paradiso, il povero Jack O'Lanterna fu condannato a vagare sulla terra alla ricerca di un luogo in cui sostare. Per illuminare il proprio cammino, chiese come unico favore al diavolo di poter avere un tizzone di fuoco da mettere nella zucca cava che portava con sé. Da allora Jack Lanterna vaga per il mondo e nella notte di Halloween verrà a bussare alla vostra porta per cercare riposo. Ma se voi avrete appeso sull'uscio una zucca cava illuminata, non dovrete aver paura. Capirà che in quella dimora non c'è posto per lui e vi risparmierà. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Ciao da Storiellando!